un'aggredita presenza alla Coppa delle Regioni 2019, la senatrice Fabia Lanitori è ospite di una situazione che ormai la vede protagonista, a suo malgrado. Sì, bellissimo. Devo dire che insomma, sono stata presente in altre coppe delle regioni e la location qui è formidabile e soprattutto ho visto quello di Campagna, l'arco di Campagna stava in un parco spettacolare e penso semplicemente che i cagliaritani sono molto fortunati, avevano uno spazio così bello. La stessa cosa vale per il campo d'atletica, 8 corsie veramente stupendo e l'organizzazione impeccabile. Mi hanno fermato un sacco di volte pensando che fossi un'intrusa. È un campionato, questo delle regioni, che per la prima volta sbarca in Sardegna. Sardegna che non è nuova delle performance agonistiche, anche di altissimo livello, ricordiamo europei, Coppe del Mondo, insomma tante cose organizzate, però per lo più nella zona nord della nostra isola. E a proposito di parchi, sì, sicuramente questo di Monte Urpino è decisamente bello, però non dimentichiamoci che l'arceria italiana ha tenuto a battesimo un europeo al lago di Baras su nel nord. Certamente, no, assolutamente, però dobbiamo dire che Cagliari comunque è la capitale, diciamo, della vostra regione e è stata, cioè, io dico che è una location incredibile e l'organizzazione impeccabile e le squadre sono molto, l'ho viste molto in agonismo, forse anche di più di quello che ho visto a Oderzo. Credo che sia una cosa comunque normale, poi è chiaro che Cagliari, città a vocazione turistica, non a caso ha vinto un premio per quanto riguarda proprio l'organizzazione di eventi a 360 gradi, quindi una città con una vocazione turistica che riesce a mettere dentro in periodo non sospetti. Lei è una senatrice, sa benissimo che insomma questa potrebbe essere un'isola che potrebbe vivere solo e esclusivamente del turismo. Soprattutto anticipando quella della stagione. Sì, e posso dire una cosa da romana che è abituata a vedere una città meravigliosa ma tanto sporca, che Cagliari è pulitissima, è impeccabile e viene proprio la voglia di rimanerci, di non andare via. Ovviamente in un contesto poi sportivo che io adoro, come non venire più qua tutti i giorni? Noi ci auguriamo di rivederla presto in quelle che saranno le prossime occasioni che vedranno protagonisti, domani sicuro, però domani, anche in un prossimo futuro, perché no? Questo è, diciamo, l'inizio di una collaborazione tra la Regione Sardegna e la Fitarco che potrebbe dare grandi frutti. Assolutamente sì, e da tutti i punti di vista, perché comunque io vi ho seguito anche tutte le chat della diretta degli arcieri e ogni secondo c'era un commento, quindi vuol dire che Cagliari, in questo caso la Sardegna, è andata in tutta Italia. Grazie senatrice. Prego, grazie a voi.